Ciao Cavet, è stato bello. Così ha scritto qualche buon tempone, descrivendo la desolazione in cui è stato lasciato il campo base dell'alta velocità nel cantiere del Carlone, nel comune di Vaglia. Inoltrandoci in quello che è stato il quartier generale della TAV, incontriamo lo sfacelo più totale. Vetri rotti, impianti di condizionamento sradicati, documenti contabili lasciati a terra, addirittura siringhe abbandonate. La situazione è ben al di là della decenza e nessuno al Cavet parla, si sa soltanto che il cantiere è in via di dismissione. Il quadro è davvero di spreco, uno schiaffo alla crisi economica che tutti ci dicono dovremmo sopportare. La denuncia della situazione arriva da un giornale del luogo, Il Galletto, sempre molto attento alle cose del Mugello, e dall'associazione Idra. Il problema è che i proprietari, evidentemente, navigano talmente nell'oro, nel benessere, che possono permettersi di abbandonare tutto ciò. E chi paga tutto questo? Lo paghiamo noi. È un'opera che è iniziata al costo di 2.000 miliardi di vecchie lire, che ha già oltre i 10.000 miliardi. Noi ne abbiamo scritto a Tremonti, ne abbiamo scritto al Presidente della Camera e del Senato, abbiamo l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che dichiara a lettere di fuoco che questa è sostanzialmente una mega truffa organizzata ai danni dell'erario. La TAV, il General Contractor, tutto questo meccanismo a cascata. Nessuno si muove. Come mai? Non lo so. Invece... Ma perché, secondo lei, questa opera, che da molti è considerata un'opera necessaria anche per la mobilità nel nostro paese, sia stata utilizzata in questa maniera? Lo fanno anche altri paesi e non mi sembra che siano successi scandali. Intanto appunto siamo in Italia e quindi diciamo è talmente necessaria la mobilità che anche in Mugello l'arrivo della TAV, ma anche fra Firenze e Roma, anche fra Roma e Napoli, sta mettendo in ginocchio il servizio per i pendolari, che già è pessimo. Cioè i pendolari saranno costretti a prendere, anche laddove utilizzano le linee più veloci come la direttissima Firenze-Roma, saranno costretti a prendere le linee lente, quindi diciamo ci saranno dei binari di lusso per signori che viaggeranno o per noi stessi che saremo costretti a viaggiare su queste linee, come ora attualmente tra Firenze e Bologna ci tocca prendere spesso l'Eurostar, anche se non siamo dei paperoni, e in barba alla democrazia e alla Costituzione, alla famosa Costituzione. Tra l'altro questo campo base potrebbe essere utilizzato. Certo, infatti una delle previsioni era che venisse in qualche modo mantenuto, restaurato e utilizzato per fini sociali. Come si vede sono tante belle promesse, come la Faentina che doveva servire per portare via il materiale di scavo, gli inerti da costruzione, non è stato portato un metro cubo, eppure erano impegni scritti.